Ritocchi e precauzioni per la viabilità e per la sicurezza in vista del Giova Beach Party che si svolgerà il 19 e 20 agosto a Vasto. Nel corso del Comitato per l'Ordine e la Pubblica Sicurezza che si è tenuto questa mattina in Prefettura a Chieti sono stati definiti i dettagli necessari a garantire una viabilità efficiente e snella con un occhio rivolto alla sicurezza e a tutte le precauzioni necessarie allo svolgimento dell'evento. Ieri intanto la Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo ha dato il via libera per l'allestimento dell'area concerti, di fatto un parere positivo in vista del sopralluogo che il 19 agosto verificherà il corretto allestimento dell'area e della zona coinvolta dallo svolgimento del concerto. Sono stati messi a punto tutti gli aspetti che possono garantire la sicurezza via mare, via terra e via aerea. Esattamente, lei ha toccato il punto. Noi siamo partiti da prima di tutto dalle problematiche della sicurezza in senso generale che riguardano principalmente, come ha fatto il signor Questore, ha fatto bene a sottolineare, l'aspetto principale che è quello del deflusso. Deflusso che rappresenterà il momento topico, perché mentre l'afflusso avverrà in su più ore, il deflusso saranno tutti insieme che devono uscire. Quindi è lì che abbiamo focalizzato l'attenzione per quello che riguarda i sistemi di sicurezza. Sistemi di sicurezza che sono stati messi a punto dal piano di sicurezza che ha fatto l'avvocato Mercogliando per conto del Comune e poi messi a punto da quello che è il sistema che il tavolo tecnico del Questore da qui in questi giorni verrà a breve messa a punto l'ordinanza di servizio. Gli sforzi sono stati notevoli, tutti hanno concorso in maniera esemplare, devo osare dire. Ecco. Sarà quindi un concerto in sicurezza? C'è un'ordinanza comunale che verrà adottata sia dal comune di San Salvo che dal comune di Vasto, ovviamente, per divieto tanto di alcolici durante il concerto e soprattutto di bottiglie di vetro. Ecco, quindi saranno attenti a evitare che anche nei supermercati, soprattutto lì, possano essere venduti alcolici o bevande in bottiglie di vetro. Sindaco, ieri un via libera e oggi questo comitato per la sicurezza. Vasto si prepara ad accogliere il Giova Beach Party. Un evento straordinario, bello, che rende ancora più grande la nostra città, che è la città del benessere per chi ci vive e chi viene in villeggiatura. Un ringraziamento di cuore, ma vero senso di gratitudine alle persone straordinarie delle istituzioni della provincia di Chieti, dal prefetto Sua Eccellenza Armando Forgione a tutti i comandanti delle forze dell'ordine, al direttore Shell, una provincia che vanta persone straordinarie che riescono quindi a concepire nel massimo spirito di leale collaborazione un concerto meraviglioso.